Ciao e bentornati sul canale per quello che è il consueto appuntamento dei prodotti terminati del mese trascorso. È un caldo tremendo, avrei voluto sistemarmi un po' meglio, ma mi squaglio qualsiasi cosa metto in faccia, quindi prendetevi il mio viso così com'è, che tanto ci interessa quello che ci dobbiamo raccontare. Parliamo quindi di tutti i prodottini finiti nel mese di giugno appena trascorso e come spesso accade in estate, dato che mi trucco meno. Dato che ammetto anche un po' di fatica nella skincare completa perché ho caldo e sudo anche con consistenze leggere, va a finire che termino un sacco di prodotti per il corpo, un sacco di prodotti per i capelli e pochissime cose per il viso. Quindi iniziamo da quelli corpo, che sono quelli che ho più vicino. Ho terminato il bagnoschiuma alla violetta di Erbolario. È un bagnoschiuma che a me piace molto per la profumazione, lo usava la mia nonna, quindi ha quel potere evocativo che solo i profumi sanno regalare. Mi rimanda sempre a un mondo di coccola, a un mondo di benessere legato appunto ai bei ricordi che ho con lei. Per quanto riguarda la parte detergente, è una buona base lavante, fa la sua bella schiumettina, non lascia la sensazione di pelle che tira, appunto, ha questa piacevolissima sensazione di violetta, profumazione di violetta, che ha quel gusto un po' retrò senza essere antico. Terminata la crema piedi di Albea. Albea fa parte della linea Sorgenta che viene rivenduta tramite, non so come chiamarle, che non sono agenti di commercio, networker, non lo so, insomma, comunque. Io sono ormai in contatto da anni con una di loro che crede sempre nel mio lavoro, le ha sempre piacere di mandarmi qualche novità ogni tanto e trovate giù nell'info box il suo contatto qualora foste interessate ad approfondire la realtà. Sorgenta ha diverse referenze dalla detersione casa ai prodotti corpo, alcuni di formulazione tradizionale, alcuni di formulazione un pochino più verde. Questa fa parte della linea Latte d'Asena, è la crema per i piedi ed ha una consistenza meravigliosa perché è un latte, come fosse quasi un latte gelificato, molto fresco, molto leggero, con una componente idratante e con una parte mentolata per dare la sensazione di freschezza e leggerezza. Devo dire, non tanto nutriente, ma per applicazione quotidiana, quindi per mantenere la quotidiana idratazione del piede, dare una bella freschezza e perché no, già che stiamo a massaggiarla, salire anche un po' verso le caviglie e i polpacci, regala una sensazione di leggerezza che è veramente deliziosa, soprattutto in questo periodo con il caldo. Sempre in tema piedi, invece, ho usato anche una maschera per i piedi, questa è quella al cocco della linea di Sephora. Ve lo dico sempre ogni volta che ve le cito, non è il prodotto che io inserisco abitualmente nella mia routine, ma devo dire che hanno un bell'effetto urto, cioè vi faccio l'esempio in quella usata io per capirci meglio. Avevo la comunione di mio nipote, erano le prime volte che si mettevano le scarpe aperte, quindi i miei piedi, per quanto io li curi tutto l'inverno, chiaramente hanno risentito della calza, della scarpa chiusa e quant'altro. Quindi ha voglia a fare la pedicura, voglia idratare e mantenerli più morbidi possibili, ma sono un po'. E quindi questa mi ha dato subito un bel booster di idratazione e di nutrimento. Non è un effetto di lunga durata, però è quanto basta per avere un piede perfettamente liscio e levigato nell'occasione appunto della giornata o se avete la costanza e la pazienza di utilizzarle con più frequenza, perché no, ottenere anche un effetto molto più duraturo. Io ho queste per i piedi che sono quelle a calzino imbibite nella garza di crema nutriente oppure quelle per le mani, le tengo comunque sempre a disposizione anche se come vi dicevo non fanno parte della mia routine abituale. Ma mi fanno comodo per questi spot emergenza, per avere comunque un bel effetto, una bella mano morbida, un bel piede morbido e profumato. Ho terminato due creme mani, queste piccoline sono quelle che io tengo abitualmente in borsa, sono generalmente scelte di creme per le mani dal tocco asciutto perché appunto le riapplico durante la giornata. Qui devo fare ancora una cosa che ho fatto invece di qua, che è quella che faccio con ogni confezione in tubetto, che è quella di tagliare poi il tubetto perché va a finire che nella parte di qua ci trovate sempre ancora un sacco di prodotto quando invece a strizzarlo sembra già terminato. Non l'ho ancora fatto perché appunto volevo fare il video prima, adesso la taglio e finisco di usare quello che è rimasto. Questa è The Beauty Seed, è una crema teoricamente nutriente, ma dico teoricamente non perché non sia nutriente, ma semplicemente perché con nutriente uno si aspetta una consistenza molto ricca.
In realtà è una formulazione che si asciuga molto velocemente, quindi è sì bella nutriente, ma dà il tocco molto asciutto, quindi ottimale per chi vuole anche riapplicarla durante la giornata, ma ha bisogno di più nutrimento. Io sapete che con i primi caldi soffro di disidrosi, cioè mi si spellano le mani. Anzi, se volete approfondire l'argomento, vi lascio sempre giù in info box un video in cui ne ho parlato un pochino meglio. E quindi, quando ho quella situazione, ho bisogno di qualcosa che sia delicato ma molto nutriente per andare a riparare il prima possibile la situazione. Con questa mi sono trovata davvero molto molto bene. Lei invece è Nacarizza, crema mani di Namur Cosmetics. Ne esiste in due versioni, una idratante e una nutriente. Questa è la versione nutriente, io le avevo entrambe, tenevo quella idratante in borsa, già finita da tempo, ve ne ho già parlato, e questa nutriente invece la tenevo sul comodino. In realtà anche qui, pur essendo nutriente, ha un tocco piuttosto asciutto, però appunto era più morbida come consistenza, quindi mi piaceva come coccola serale. Ne basta molto poca, un'ottima resa, lascia veramente la pelle molto morbida. Profumazione molto delicata, lievemente agrumata e davvero una carezza, una coccola. Termino il discorso unghie con due non esattamente finiti, ma che devono finire nei finiti, che sono questi due, più o meno per lo stesso motivo. Lui è la base smalto Benecos, che è diventata colla praticamente, non si riesce a stendere, quando la stendi fa le bolle d'aria, quindi non è più efficiente. Mentre il Top Coat Dolomia in realtà non è particolarmente denso, anzi è fin troppo liquido, cosa che prima non era. Prima era più denso, si è fatto più liquido e ha adesso un odore pazzesco, ha lo stesso odore dell'Attack per capirsi, quindi della colla attaccatutto. E quindi insomma c'è qualcosa che non va, ha cambiato un po' consistenza, ha cambiato l'odore, quindi non mi fido più ad utilizzarlo. Tra l'altro, steso poi sull'unghia tende a fare un pochino di bollicine anche lui, quindi sono entrambi purtroppo non finiti, ma che devono necessariamente finire nel cestino, perché di questi non se ne può fare altro. Poi passiamo agli ultimi due prodotti che facciamo rientrare un po' nei prodotti corpo, anche se non sono esattamente prodotti corpo, ma insomma, ho terminato il filo interdentale nella confezione in vetro, filo interdentale in seta. Io questo l'ho acquistato su Amazon. Allora, la confezione è carina da vedere, non è però, devo dire, comodissima, anche se il vetro è bello resistente, perché mi è cascato più di una volta e non si è mai rotto. Il problema io ce l'ho avuto in realtà con il filo interdentale, perché quello in seta è estremamente sottile, piuttosto resistente, ma estremamente sottile. E io non sono bravissima con il filo interdentale, quindi finiva che a volte mi graffiavo la gengiva. Io ho bisogno di quelli, non so come chiamarveli, quelli tipo felpatini o comunque che si espandono, o quelli che non sono proprio tipo filo tirato. Quindi è un ottimo prodotto, è molto vantaggioso anche perché poi la confezione resta, potete acquistare direttamente le ricariche semplicemente del filo, ma non è il prodotto che ha fatto al caso mio. E poi ho terminato il detergente per pennelli di Anthos. Allora, devo dire la verità, non so darvi un netto parere positivo o negativo, perché detergere pennelli, deterge i pennelli. Ci mette un po' ad asciugare, ma comunque meno che lavarli ad acqua e sapone. La profumazione è un po' forte perché questa parte essenziale di tea tree e limone è bella preponderante e rimane anche sul pennello, quindi a volte è un po' fastidioso l'odore che rimane. Però comunque sì, è un prodotto pratico. Io non lo uso tantissimo perché se sono a casa io trucco solo me stessa, quindi finisco di truccarmi, lavo i pennelli acqua e sapone e li lascio lì ad asciugare per il giorno dopo, e quindi sono poi pronti appunto per essere riutilizzati anche il giorno successivo. L'ho usato però per esempio quando sono andata al saggio di danza, perché a quel punto truccavo me, truccavo la mia amica, truccavo all'occorrenza anche qualcun altro che serviva, e quindi avevo bisogno di igienizzare un pennello tra un'applicazione e un'altra ed avere un qualcosa che fosse funzionale e che asciugasse abbastanza velocemente. In questo non è male. Quindi valutate un po' quali sono le vostre esigenze, se cercate un qualcosa comunque di formulazione naturale, che non rovini le setole del pennello e che vi serva per igienizzare il singolo pennello tra un'applicazione e un'altra, sicuramente è un prodotto da valutare. Se invece come me truccate solo voi stesse, si fa prima a lavarli acqua e sapone, per quanto mi riguarda. Ho
Allora, prima di passare al ricco comparto capelli, vi citerei due prodotti per il viso che ho terminato. Scrub viso rivitalizzante di Phytophilos, di cui devo fare esattamente la stessa cosa di qui sopra della crema mani, quindi tagliare il tubetto e usarlo sicuramente ancora una o due volte per quel che ci troverò dentro. Un buono scrub, devo dire, una granulometria molto sottile. La profumazione non mi ha fatto impazzire. In realtà è quasi privo di formula di profumazione e quindi prevale quell'odore del nocciolo di albicocca, che è la parte dell'esfoliazione meccanica, che però, come vi dicevo, è tritato molto finemente, quindi non è aggressivo, è disperso poi in un buon supporto cremoso e si massaggia molto bene sul viso. Nella componente poi in cui è dispersa la parte esfoliante ci sono anche della polvere di ibisco, dell'olio di Nothera e degli estratti di melissa che vanno comunque a ribilanciare e ad ammorbidire la pelle. Un esfoliante da utilizzo settimanale con cui mi sono trovata bene. Confezione devo dire anche comoda, che di solito gli esfolianti su un barattoloni grandi non li finisco mai, invece così mi sono trovata bene. Tra l'altro questa dimensione di granulometria della parte esfoliante è quella dimensione per cui più la lavori più riesci ad ottenere efficacia. Quindi devo dire la verità, io a volte l'ho utilizzato anche per alcune parti del corpo e devo dire anche con piuttosto con soddisfazione, perché comunque anche nelle zone più ispessite, penso ai talloni, penso ai gomiti, a me le granulometrie troppo grosse danno comunque fastidio. Quindi piuttosto lavoro un pochino di più la crema esfoliante, ma mi piace comunque utilizzare una granulometria fine. Ho terminato poi il Miracle Glow Peeling di Essere, che ha concettualmente un'idea geniale, perché sono bustine monodose come questa, sono bustine da 7 ml ciascuna. Nella confezione ci sono 10 bustine, quindi si presume un utilizzo per diverse settimane di trattamento. È un peeling enzimatico a base di bromelina e papaina, ed è un peeling enzimatico associato anche ad attivi idratanti, attivi illuminanti che vadano con l'utilizzo costante quindi a levigare l'incarnato, uniformarlo, dare luminosità alla pelle. Quindi concettualmente, dal punto di vista formulativo, meraviglioso. L'idea del monodose per me è geniale perché non tengo aperto troppo tempo la stessa confezione, utilizzo e getto poi la bustina utilizzata. Tra l'altro, nella confezione ci sono le 10 monodose così, più il pennellino di applicazione, che è un pennellino a setola compatta molto comodo. Allora, comodo la bustina, tra l'altro anche perché se devi andare in viaggio ti porti via solo la bustina e non ti devi portare tutta la confezione. Quindi, come vi dicevo, formulativamente parlando, meraviglioso. Come confezione per me geniale. Io purtroppo con gli esfolianti enzimatici, così come con gli esfolianti chimici, non riesco ad andare d'accordo. Ne ho provate di tante tipologie, non mi pizzicano, non mi danno sensazione di attività. Per carità, con l'utilizzo costante l'effetto si vede, non c'è, non si può dire che non si veda l'effetto, si vede una pelle più luminosa, un incarnato migliore, però io ho bisogno di sentire il granellino, ho bisogno di avere una sensazione proprio psicologica di rimozione della cellula morta, è un limite mio, me ne rendo conto. Senz'altro una tipologia di esfoliante così è eccezionale per chi ha una pelle molto sottile, per chi ha una pelle molto delicata. Per chi magari ha problematiche per cui non può utilizzare l'esfoliante meccanico, penso ad esempio a chi ha magari qualche residuo di brufolino, fermo restando che comunque l'esfoliante, per quanto enzimatico, chimico, meccanico, tutto quello che volete, va applicato comunque su pelle integra, quindi anche se ci sono brufoletti non devono essere infiammati, non devono essere scoppiati, quindi comunque deve essere pelle integra. Però tutte quelle casistiche in cui è bene non grattare, sicuramente giovano maggiormente di una tipologia di esfoliante di questo tipo. Quindi, al di là del mio limite personale, qualora rientriate in una di queste casistiche o semplicemente siete di quelle tipologie di persone che hanno invece soddisfazione nell'utilizzare l'esfoliante semplicemente chimico o, come in questo caso, enzimatico, lui è senz'altro da provare. Passiamo quindi al ricco comparto capelli. Allora,
Terminata, salvo l'ultima applicazione, una volta che avrò tagliato la confezione, la maschera scrub per il cuoio capelluto di Namalei. Questa è già la seconda che utilizzo, ce ne sarà senz'altro una terza. Io prima utilizzavo con grande piacere quello di Alchemilla. Lui è concettualmente molto molto simile. Ma mi piace di più la profumazione, mi piace di più perché mi dà la sensazione di avere una sensazione rinfrescante maggiore rispetto all'altro e l'effetto che lascia sui miei capelli è davvero molto bello. Si sciacqua molto bene, lascia appunto la cute fresca, una vera sensazione di pulizia profonda ed è un trattamento che io faccio abitualmente tutto l'anno, almeno una volta alla settimana, non di più, una volta alla settimana. E mi dà proprio quella sensazione di pulizia profonda. Lui si applica a capello bagnato, lavato, quindi su cute pulita, si distribuisce, poi si massaggia, si lascia in posa qualche minuto e poi si passa al risciacquo. La formulazione è comunque leggera, quindi anche un cuoio capelluto come il mio che tende ad appesantirsi facilmente, anche perché i miei capelli sono molto sottili, non risente minimamente di questa tipologia di trattamento. Urca Gel Mask parentesi bio, questo si può utilizzare o come gel blando di styling oppure come impacco per cute e capelli da fare sia prima dello shampoo che eventualmente dopo in dosi ovviamente omeopatiche perché altrimenti indurisce un po' e fa un po' l'effetto gel per quanto ti tenuta leggera. Io l'ho utilizzato in entrambi i modi, l'ho utilizzato moltissimo quando mi era presa la fittonata di farmi i capelli mossi e quindi avevo 50 prodotti di styling perché chiaramente un capello liscio come il mio, se lo lavori bene con tanta pazienza e con tanti prodotti, il mosso lo ottieni anche, però bisogna avere tanta pazienza e sovrapporre tanti prodotti. Lui mi aiutava a dargli quel po' di tenuta senza fare il mosso rigido. Quindi senza lasciare quel cast bianchiccio rigido, ma mi dava appunto quel po' di tenuta in più che mi aiutava a mantenere almeno un paio di giorni il mosso che avevo faticosamente creato con tutto il mio styling. Se volete vedere sempre giù in info box, vi faccio la fiera dei video passati, ma insomma può essere utile per chi è interessato e che magari ha il capello liscio come il mio. Avevo girato appunto un video dove elencavo tutti i passaggi e tutti i prodotti che utilizzavo per ottenere un mosso naturale anche sul mio capello liscio, mosso naturale che comunque qualche giorno con le dovute accortezze mi dura, quindi se vi interessa lo trovate giù in info box. Lui è molto molto profumato come tutti i prodotti parentesi bio. Forse per me anche troppo. Le profumazioni, anzi, di parentesi bio sono sempre molto piacevoli, sono sempre molto intense ma non invadenti e sempre appunto comunque piacevoli. Però devo dire, io le troverei meravigliosamente piacevoli nel momento dell'applicazione, ma non vorrei che mi rimanessero poi troppo sui capelli, semplicemente perché non voglio sentirmi vincolata se io voglio indossare una profumazione diversa. Già diverso è in estate, perché in estate io metto meno profumo e di conseguenza il prodotto profumato che resta profumato anche sul capello mi può anche fare piacere. Ve lo dico semplicemente perché non tutti amano invece le profumazioni intense che restano sul capello, quindi tenetene di conto quando andate a scegliere i prodotti parentesi bio che sono sempre caratterizzati da una ricca profumazione, che come vi dicevo è una profumazione di solito estremamente piacevole ma che tende a rimanere abbastanza sul capello. Per quanto riguarda la parte funzionale, come vi ho già detto, lui comunque fa egregiamente il suo lavoro. Come impacco, devo dire, rinforzante sul capello l'ho utilizzato molto meno. Prevalentemente l'ho utilizzato come gel, l'ho usato un paio di volte come impacco, ma tendevo sempre a preferirgli altro. Sempre parentesi bio, una mini size della Coccoliva, famosissima maschera nutriente. Una maschera che a me devo dire è sempre piaciuta molto, l'avevo acquistata anche in full size tempo fa, se non ricordo male l'avevo acquistata in full size quando facevo il cronogramma capillare, altra cosa meravigliosa per i capelli che io però non ho sempre la pazienza di fare, la faccio solo quando vedo che stanno proprio messi male. Che cos'è? È una maschera di fatto nutriente che si può utilizzare come impacco pre-shampoo, io l'ho usata anche come dopo shampoo normalissimo. Nonostante sia estremamente nutriente, ha una texture quasi mousse, molto evanescente, quindi si sciacqua tranquillamente bene,
e non lascia residuo anche su un capello sottile come il mio. Magari un'unica accortezza: se avete un capello più sottile, ne utilizzate un pochino meno, tanto ha un'ottima resa e si distribuisce perfettamente bene lo stesso. Terminato anche il barattolone di Air Wrap Treatment di Etherea, che è l'impacco pre-shampoo. Lo sapete che io non ho tanta pazienza nei trattamenti troppo lunghi, quindi io difficilmente faccio prodotti pre-shampoo. Però effettivamente ci sono dei momenti in cui i miei capelli ne hanno bisogno, soprattutto adesso che sono un pochino più lunghi. Io li tengo sempre legati perché col caldo non sopporto niente che mi batte sulla schiena, e quindi chiaramente il capello legato, il caldo, la salsedine anche se li sciacquo, insomma tutta una serie di condizioni per cui soprattutto in estate il mio capello ne risente molto e ogni tanto ha bisogno di queste tipologie di trattamenti. Ne avrebbe bisogno anche tutto il resto dell'anno, ma sono io e ho poca pazienza per farli. Però ecco, lui è veramente meraviglioso, una bella consistenza ricca e densa, si distribuisce però bene sul capello. Io lo distribuivo da più o meno mezza lunghezza fino alla punta, lo lasciavo in posa una mezz'oretta e dopodiché passavo direttamente in doccia allo shampoo e al mio trattamento abituale. Molto piacevole la sensazione sul capello. Dà una bella sensazione texturizzante, compatta bene, lucida molto bene i capelli, li lascia estremamente morbidi, ben districati, non li appesantisce. Resta un po' la profumazione sul capello, ma è una profumazione molto delicata, levemente, come fosse tipo vaniglia e limone, ma estremamente delicata e leggera, quindi non va eventualmente a vincolare, nemmeno vogliate indossare fragranze diverse. A me è piaciuto davvero molto, nonostante, come vi dicevo, non sia il trattamento che io abitualmente faccio per i miei capelli, è un trattamento che, dato il bel effetto che ho avuto, valuterò senz'altro di riacquistare. Che invece riprenderò sicuramente è il balsamo della linea On di Officina Nature, quello specifico per capelli sottili. Per capelli normali e fini è una tipologia di balsamo che ha un potere districante pressoché immediato, una piacevole sensazione sul capello, scivola, si sciacqua bene, rimane leggero, profumazione delicata ma che poi non resta molto sui capelli, quindi nessun problema anche per eventuali profumi diversi che vogliate mettere dopo. L'unica pecca è la confezione, perché il barattolo non è molto schiacciabile, passatemi il termine, e il foro di uscita è piccolino, quindi c'era da fare un po' di insistenza, soprattutto quando sei oltre la seconda metà, perché non era così immediata, voglio dire, lo faccio stare a testa in giù, ma insomma, diciamo che per una consistenza del genere io forse suggerirei più un dosatore in pump, anche per la praticità nel gestirlo. Però formula eccezionale che ha un'ottima resa sui miei capelli, quindi bypasserò la confezione che non mi fa impazzire e sicuramente lo riacquisterò. Terminato anche il termoprotettore della linea Soft Air di Etherea. Termoprotettore che è un altro prodotto che io non inserisco abitualmente nella mia routine. Sarebbe in realtà da inserire, perché comunque anche solo asciugandosi i capelli con il phon si va a proteggere un pochino meglio la lunghezza. Il fatto è che sovrapporre troppi prodotti sul mio capello non va mai bene, per quanto questo resti estremamente leggero, però io sempre applico un prodotto districante sotto la doccia, spesso applico un balsamo senza risciacquo, comunque una crema leave-in, perché mi serve a compattare bene le lunghezze, a far tenere un pochino meglio ordinata la piega e quindi aggiungere ulteriori step. Spesso uso lo spray anticrespo, insomma poi diventa troppa roba. Però sarebbe da inserire sempre, e devo dire, qualora vogliate sovrapporre più prodotti, lui che è in spray e che è piuttosto leggero come consistenza è senz'altro un buon punto. Per quanto riguarda l'utilizzo invece, io lo utilizzo prevalentemente in estate, perché io in estate non asciugo i capelli, ma in estate il sole è molto più forte. Quindi che siate in città, che siate al mare, che siate dove vi pare, il sole picchia più forte e quindi un termoprotettore, anche se non uso phon, non uso ferri caldi, mi aiuta a proteggere un pochino meglio la fibra del capello e evitare che si disidrati più facilmente, che si secchi più facilmente e quindi di conseguenza si rovini.
Devo purtroppo salutare anche la mia Tangle Teaser Compact Styler edizione Star Wars perché ce l'ho ormai da diversi anni. Io le trovo estremamente comode queste perché hanno il tappino dietro che protegge i dentini, una forma ergonomica molto comoda per pettinarsi i capelli e sono appunto compatte da portarsi dietro, palestra, borsa, viaggio e quant'altro. Il fatto qual è che appunto ce l'ho da diversi anni e i dentini vedete che sono tutti piegati. Essendo tutti piegati, praticamente ormai non pettinano più e quindi ha fatto i suoi gloriosi anni di servizio. Era bellissima la grafica, che credo fosse un'edizione limitata perché non mi pare di averla vista più in giro, però lei deve finire purtroppo nelle cose terminate del mese. E con la spazzola terminiamo ufficialmente la mia carrellata dei prodotti terminati nel mese di giugno. Come sempre, fatemi sapere se c'è qualcosa che vi ha colpito maggiormente. Per il resto io vi ringrazio per la compagnia e vi do appuntamento, se vi va sul canale, per il prossimo video.